Si torna sui banchi di scuola a Peshawar, nel Pakistan nord-occidentale. Il ritorno alla normalità è difficile, a meno di un mese dall'attacco del comando di Talebana alla scuola pubblica gestita dai militari. Una strage in cui hanno perso la vita 150 persone, tra cui 134 bambini e adolescenti. Gli studenti si mostrano coraggiosi. Frequento il secondo anno della scuola pubblica militare. Mia madre è rimasta uccisa nell'attacco, ma non ho paura di tornare a scuola e riprendere gli studi. Non abbiamo paura di loro e dei loro attacchi. Torniamo a scuola per ricevere un'educazione. È un nostro diritto fondamentale. Innalzate le misure di sicurezza nella scuola, presidiata da soldati e telecamere. In Pakistan hanno riaperto le porte la maggior parte degli istituti. Le vacanze invernali sono state più lunghe per le verifiche di sicurezza delle autorità. Nel secondo paese musulmano più popoloso del mondo gli attacchi dei Taliban sono frequenti, ma il massacro alla scuola pubblica militare è senza precedenti. Erano le 10.30 del 16 dicembre quando si è scatenato l'inferno. Abbiamo colpito la scuola perché l'esercito colpisce le nostre famiglie, è stata la rivendicazione dei talebani in riferimento alle operazioni militari nella zona tribale del Nord Waziristan.